A Rofano l'opposizione resta monca, in giunta continua a mancare un assessore donna e la fuoriuscita dal municipio del capogruppo d'opposizione Giuseppe Viterale ha surriscaldato il clima politico, situazioni figlie delle tensioni maturate nella campagna elettorale della scorsa primavera che ha consentito a Nicola Cammarano di conquistare per la terza volta consecutiva la fascia tricolore grazie ai 34 voti in più rispetto a Viterale. La dichiarazione di incompatibilità di quest'ultimo nella seduta di consiglio del 24 settembre scorso ha agitato ulteriormente gli animi tra le due fazioni. Questo non vuol dire, dice l'ormai ex consigliere comunale, che non continuo ad impegnarmi per la mia comunità, resto al fianco della minoranza. Sei giorni dopo la dichiarazione di incompatibilità di Viterale è scattata la contromossa dell'opposizione con una lettera inoltrata al sindaco e per conoscenza al prefetto e ai carabinieri ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale per un confronto su quattro argomenti diversi. Tra questi la richiesta di chiarimenti sul bilancio e sull'aumento della Tari. Per la minoranza, nel primo caso, ci sarebbe un disavanzo di oltre 2 milioni di euro. Nel secondo caso, le nuove tariffe sarebbero superiori ai limiti imposti dalle norme. Intanto non è stato convocato il consiglio per la surroga. La minoranza è ancora con una consigliere in meno. Al posto di Giuseppe Viterale dovrà entrare Pasquale Cetrola, sesto dei non eletti. Quelli prima di lui hanno rinunciato all'incarico, mentre il sindaco non ha ancora sciolto la riserva sull'unica candidata al bando da lui indetto per la selezione di una donna da nominare all'interno della giunta nel rispetto della norma sulla parità di genere. Si chiama Rosa Lettieri, sorella di un consigliere di opposizione. Ha già tenuto un colloquio con il primo cittadino che ha fatto la sua scelta ma non l'ha resa ancora pubblica.